a tutti. Allora, oggi vi faccio vedere le mie ultime creazioni, sono orecchini, con le perle che avevo comprato nel video che vi avevo fatto, che c'era stata qui praticamente una festa, la festa del Pilastrello si chiama, dove sono io, che la fanno la prima domenica di ottobre. E se vi ricordate, in un video precedente vi avevo fatto vedere delle perle che avevo comprato e non le ho usate tutte, però comunque di alcune ho fatto degli orecchini. E quindi niente, incominciamo con il primo. Alcuni sono impacchettati e altri che li ho fatti proprio adesso no. Quindi ci sono questi. Allora, così. Bene a fuoco, questo se lo tiro un po' più indietro. Vabbè, comunque con questa perlona verde e poi c'è il cristallino bianco. Poi gli ho fatti questa versione, aspettate che li metto un attimino, li tiro fuori, che faccio prima. Sono anche così. Poi c'è questa versione qui. No, però mi sa che se li tiro fuori non... C'è questa versione qui. Che è una specie di azzurrino. Non si capisce bene che tipo di colore è. Comunque una specie di azzurrino, sempre col cristallino bianco. Poi ce n'è un altro paio che questo, anche questo mi sa che è meglio che ve li tiro fuori tutti, poi li rimetterò dentro perché sennò non si vedono bene. Allora, questi con la perla viola, che in verità è un pochino più chiaro il colore, non è così scuro, cioè non sono molto veritieri i colori comunque della fotocamera o dei cellulari, perché non è proprio così scuro, è un pochino più chiaro, è più color tipo melanzana più che viola. Poi c'è questo che è carinissimo perché sembra tipo non so se avete presente le murrine, quelle di Venezia. C'è così, sempre col cristallino bianco sopra. Che poi di questa versione ne avevo preso anche uno blu e un altro bianco, che ancora li devo montare, ancora devo fare gli orecchini, perché come vi avevo detto in quel video lì, di quelle perle lì avrei fatto tutti gli orecchini. Infatti li avevo presi doppi apposta, perché così facevo tutti gli orecchini. Poi ho fatto questi per una ragazza. Ne avevo già fatto un paio che avevo venduto al mare, però mi sono stati richiesti da una ragazza. Io ho fatto questi, mi piacciono tantissimo perché sembrano tipo una caramellina viola. Questi sono proprio viola e sono un pochino più scuri rispetto al colore che vedete voi, voi lo vedete un po' più chiaro. E questa stessa perla viola ce l'avevo anche nera, l'avevo fatti anche neri e avevo venduto anche quelli. E niente, adesso passiamo a quelli che ho fatto proprio più o meno un'oretta fa. Ho detto, già che ci sono, ne ho qualcuno, faccio il video così li faccio vedere prima di impacchettarli tutti. Perché poi, siccome io non ho un vero e proprio, come si può dire, adesso non mi viene il nome, però avete presente quei cosi che si mettono tutti gli orecchini, no? Come quando anche fai i mercatini. Però siccome io al momento non ce li ho, allora per non incasinarli dentro tutti una scatolina, allora li metto già dentro le bustine, li preparo già così come vedete, no? Li metto nel cartoncino e poi li metto dentro la bustina, così almeno non si incasinano. Allora, adesso iniziamo con le gocce. Questo è un verdino chiaro chiaro.
sempre con la sua col cristallino bianco. Dai, metti un pochino più a fuoco però. Dai, fammi sto favore. Così. Questi sono molto, come si può dire, mi sanno molto più di, non da signora, ma nel senso che sono molto più eleganti, ecco. Così, poi c'è questa versione. Ecco, vedi che già qua si sono. Ah. Ce l'ho fatta. Questo è un colore strano che non riesco a capire bene che cos'è. Se voi riuscite a capirlo, perché non è proprio un grigio. Voi lo vedete grigio, ma non è proprio un grigio. È un colore strano. Però mi piaceva, l'ho preso. Facciamo un po' di versioni di orecchini. Poi c'è questo che è un viola, questo sembra tipo un viola metallizzato, che avevo fatto, ho fatto anche la foto, però non so perché il viola nelle fotocamere viene sempre il blu. Ecco, con voi magari si vede un pochino. È un pochino metallizzato come colore. Si vede bene così. Forse così, se tolgo la mano, no, perché se tolgo la mano si vede proprio niente. Così. Ok. L'ultimo paio, che è uno dei miei preferiti. Oddio, mi piacciono anche gli altri, però poi si sa che tra creative comunque c'è la creazione sempre che ti piace un po' di più rispetto alle altre. E sono questi qua sull'azzurrino. Questi sono proprio carinissimi. Infatti in questo modo qua. Ok. Niente, queste erano tutte le mie creazioni di orecchini. Non sono tante, lo so, ma come sapete io ultimamente non ho molto tempo da dedicare alla creatività. Le voci sottofondo sono i cartoni e i miei bambini che stanno guardando i cartoni, se per caso avete sentito qualcosa. E poi niente. Ci vediamo sempre se vi va. Al prossimo video, e se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel mi piace e se vi va iscrivetevi così mi aiutate a tirarmi un po' su con gli iscritti. E niente, ci vediamo alla prossima, un bacione. Ciao a tutti!